Oggi la maggior parte di voi, sia uomini che donne, avrà comprato una scatola di cioccolatini, dei fiori, un presente più o meno grande per il proprio, la propria partner, e sicuramente le avrà detto, gli avrà detto ti amo. E da domani? Zero, più niente. E questo non va assolutamente bene, perché il vero significato del giorno di San Valentino è quello di ricordare a tutti noi che amare una persona vuol dire amarla con il pensiero, in quello che si pensa di lei o di lui, nelle frasi o nelle parole che vengono dette, ma soprattutto nelle azioni che si compiono, che devono essere azioni non eclatanti, ma piccoli gesti tutti i giorni, che facciano capire a quella persona che noi la amiamo realmente e non soltanto blateriamo una volta l'anno delle parole di amore senza avere poi una conferma con dei fatti oggettivi. Quindi voglio invitarvi oggi, oltre a comprare cioccolatini, comprare fiori, quello che state facendo o vorrete fare, di riflettere veramente sul significato dell'amore. Se amate realmente la persona che vi sta vicino, perché se l'amate, amatela realmente con dei fatti, altrimenti lasciatevi con il sorriso, sarà un sorriso amaro, che sarà sempre meglio che vivere una vita senza l'amore vero. Date la possibilità a questo punto a voi e a loro di trovare realmente una persona che possa suscitare in tutte e due quell'emozione che vi porterà a fare piccoli gesti d'amore tutti i giorni. E quindi, concludendo, buon San Valentino a tutti voi. Ma voi vedete che alla fine non viene? Che ci facciamo con questi cioccolatini? Ma avrà lasciato? Boh, no, forse fa troppo freddo. Smile is free, sorry, se gratuito. Lächeln ist gratis, uli baisia et bis platna. Sorridi, sorridi sempre e comunque, perché fa bene a te e a chi ti sta vicino. E soprattutto è una delle poche cose che ancora oggi nella vita è gratis.